il bilancio previsionale del 2016, perché ancora lo stiamo facendo, ma siamo già quasi a metà dell'anno. Il primo anno, che è stato l'anno del 2011, è stato un vedendo con un precario se non inesistente equilibrio finanziario, non si sarebbe fatta molta strada. La necessità di cambiare registro e di assumersi la responsabilità ad intraprendere una strada incerta e faticosa, piena di responsabilità, era una consapevolezza che ha avuto sin dall'inizio il sindaco. Erano i primi mesi del 2012 quando si decise di fare una due diligence sullo stato di salute dei conti. Li ricordo in quanto io allora ero presidente del collegio dei revisori dei conti. Esigenza nata anche dal continuo confronto con l'allora collegio dei revisori. I valori che emergevano ci imposero di chiedere un confronto con il governo dell'epoca e con i vertici della ragioneria generale dello Stato. Da poco erano finite le verifiche da noi richieste al servizio ispettivo del MEF, perché chiedemmo di fare una verifica sullo stato di salute dei nostri residui, sull'equilibrio del nostro bilancio chiuso al 31/12 del 2011. Una volta conclusa questa istruttoria, confermarono quanto da noi asserito in termini di squilibrio e di residui attivi ormai non più in grado di essere riscossi. Ero presente io in quella riunione a Roma quando disse: sì, ci troviamo con il dato che ci sta dichiarando l'assessore, il dato è uguale a quello che noi abbiamo nell'ispezione che noi abbiamo fatto. Quindi l'operazione trasparenza e verità era in qualche modo suggellata e garantita, validata da un massimo organo ispettivo del Ministero delle Finanze. Uno squilibrio però impossibile da sanare con le ordinarie norme previste dal testo unico. Da qui la nostra proposta di dotare l'ente di strumenti normativi e procedure amministrative utili ad un articolato processo di risanamento. Io ne parlai in quella circostanza, c'era il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, c'era tutta la ragioneria, tutti i vertici del Ministero, quando io raccontai la mia proposta, cercai di far capire qual era la mia proposta. Ricordo ancora la reazione dei vertici della ragioneria quando proponemmo, che poi sarebbe stato il DL 174, e l'idea di affiancare l'ente con una forte anticipazione finanziaria da restituire in 30 anni, disse: questo ente sopravviverà a questa amministrazione e all'amministrazione futura, ma dando la possibilità di avere risorse interveniamo immediatamente in una ristrutturazione e diamo il tempo l'ente con le proprie mani, senza chiedere, con le leggi speciali che erano state già avevano già avuto luce anche in questa amministrazione con il vecchio dissesto, con risorse statali, cosa che invece sta facendo e sta accadendo a Roma. Sappiamo che Roma c'ha una gestione commissariale dove c'è un buco di parecchi svariati miliardi che vengono coperti dalla fiscalità generale e quindi anche da noi cittadini napoletani. Quell'idea scandalosa da noi invocata altro non era che il DL 35 e 174 varato successivamente, di cui tante amministrazioni ne hanno potuto beneficiare, così come tanti benefici ha prodotto la norma del 174 in termini di responsabilizzazione degli amministratori locali. Oggi, se il testo unico degli enti locali è stato modificato, lo si deve grazie alle sollecitazioni di questa amministrazione. Noi abbiamo scritto una pagina importante, l'abbiamo proposta ovviamente ai rami del Parlamento e quei valori e quelle modifiche richieste sono state tutte accolte. Certo, il percorso non è stato semplice, se si pensa al primo diniego alla richiesta di adesione al piano pluriennale di riequilibrio ricevuto da parte della sezione regionale campana della Corte dei Conti, da sempre convinta di avere un'interlocuzione con un ente ritenuto molto superficiale. E lunga è stata la strada, e lo è, io ritengo, a mio avviso ancora lunga, per convincere tale importante istituzione che molto è cambiato e tanto ancora si vuole cambiare in termini di efficienza amministrativa. La nostra convinzione, dettata dalla consapevolezza che il percorso di risanamento era stato davvero intrapreso, ci ha visto acquisire presso le sezioni riunite, in speciale composizione, il definitivo via libera a quel piano. Solo a luglio del 2014, quando ormai anche senza la formale approvazione ragionavamo in termini di piano e di target intermedi raggiunti e quelli successivi da raggiungere, cioè eravamo già con l'idea che stavamo nel piano pur non avendo ancora la deliberazione di approvazione.
Abbiamo profondamente riformato la vecchia macchina amministrativa. Io ricordo a me stesso quello che abbiamo fatto nella Direzione Centrale dei Servizi Finanziari. Abbiamo completamente rivoltata come un calzino, l'abbiamo ristrutturata e riorganizzata. Abbiamo riorganizzato alcuni servizi, accorpati altri, creati taluni, come ad esempio all'interno stesso della Direzione Centrale dei Servizi Finanziari l'unità operativa per la lotta all'evasione, che sta dando grandi risultati. Ricordo a me stesso, e lo dirò anche con il rendiconto, abbiamo certificato ben 35 milioni di lotta all'evasione sulla tassa rifiuti e ben 11 milioni e mezzo di lotta all'evasione sull'IMU. Valori importanti, maggiori di questi di questa azione li vedremo anche nel previsionale, li vedremo o li vedranno comunque anche nel previsionale del 2016 che è stato già approvato dalla Giunta Comunale. Abbiamo aggredito e ridotto la spesa corrente, non riducendo minimamente i servizi offerti, in taluni casi addirittura migliorandone la qualità e l'intensità. Penso alla forte riduzione delle spese per il personale, un aggregato che da solo nell'ultimo triennio ha visto un risparmio di circa 160 milioni. Una riduzione assorbita grazie alla riorganizzazione e allo spirito di sacrificio e al senso di responsabilità della gran parte del personale dipendente. Penso a quanto fatto nella refezione scolastica, qui c'è l'assessore mio, amica mia, assessore Palmieri, sia per la qualità dei pasti, sia per l'ammodernamento fatto all'organizzazione data al servizio alle scuole, riconoscendo a chi effettivamente ne ha diritto tutte le agevolazioni possibili, tale da poter affermare che tale servizio ha un costo sulle famiglie utenti tra i più bassi d'Italia. E in più questo ammodernamento del servizio ci ha consentito, attraverso anche un controllo su chi doveva effettivamente avere il beneficio, una riduzione di questa spesa, non ovviamente sottraendo invece i benefici per chi poi ne aveva diritto. Altrettanto dicasi per il servizio relativo agli asili nido. Pensa a quanto fatto nel comparto del welfare, qui c'è la mia collega Roberta Gaeta. Una giungla totale, senza regole e piena di irregolarità, attenzionate anche dalle autorità giudiziarie con sprechi ed abusi enormi. Pensa a quanto fatto nella gestione del patrimonio immobiliare, una gestione fino al 2010 a mio avviso fallimentare, che fu oggetto da parte del precedente collegio di cui io facevo parte di un dossier attraverso il quale rappresentai al Consiglio che la gestione del patrimonio era un affare solo per l'imprenditore, l'ente gestore. Oggi lo gestiamo all'interno della nostra amministrazione, della nostra partecipata, con un risparmio di appena 15 milioni all'anno. Penso allo spreco di risorse per il maggiore onere sopportato dall'ente in termini di energia, poiché in regime di salvaguardia ci ha visto subire una maggiorazione che in altri casi ha raggiunto punto del 30%, quindi abbiamo visto la nostra bolletta energetica aumentata del 30% perché eravamo sempre in regime di salvaguardia. Penso alla drastica riduzione della spesa per fitti passivi attraverso le disdette fatte grazie ad una razionalizzazione dell'organizzazione degli stessi servizi. Penso anche alla drastica riduzione della manifestazione dei cosiddetti debiti fuori bilancio, della lettera E, quelle generati da una non fedele programmazione dei fabbisogni delle passate amministrazioni. Pensate che solo negli ultimi tre anni siamo passati da 33 milioni a soli 3 milioni di debiti fuori bilancio. Penso allo spreco subito in termini di oneri finanziari sostenuti per mutui contratti con condizioni poco vantaggiose. Sono stati da noi rinegoziati e abbiamo abbassato il nostro indebitamento di oltre 180 milioni. Penso allo spreco penso allo spreco di ben 22 organismi partecipati, privi di adeguati controlli e zeppi di consigli di amministrazione, così come agli oneri sopportati per i collegi sindacali che in sede di rinnovo hanno subito una riduzione del 30%. Oggi parliamo di solo 8 partecipate, sottoposte a ferrei controlli di tutte con bilanci che registrano una forte riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, per godimenti di beni e servizi e di terzi. Basta leggere le voci B6, B7 e B8 sui bilanci che sono pubblici, dei conti economici approvati e che sono e una forte riduzione delle spese per il personale, che è la voce B9 del conto economico delle nostre partecipate. Basta guardarsi gli ultimi tre anni e vedete che queste voci si sono via via decrementate. Non esiste in Italia un processo di razionalizzazione e riorganizzazione delle partecipate così radicale come quello messo in campo da questa amministrazione. Tra queste penso al rinnovamento della Napoli Servizi, più volte è stata nominata Napoli Servizi, ma oggi Napoli Servizi è un'autentica multi-utility. Oggi non esiste sul mercato una società che ha una serie di specializzazioni e conoscenze così variegata come ce l'ha la Napoli Servizi.
Oggi noi abbiamo valorizzato un asset importante che è appunto Napoli Servizi. Penso ad Asia, che ha completamente invertito la rotta rispetto ad un modus operandi poco manageriale e molto assistenziale avuto fino al 2010, incrementando la qualità dei servizi, forse ancora non sufficienti, ma sicuramente incrementandoli, e che ci consentirà di raggiungere un livello soddisfacente di raccolta differenziata già entro il 2016. Penso alla più grande fusione del Mezzogiorno tra aziende autoctone, come quella tra ANM, Metro Napoli e Napoli Park, un'enorme operazione che ha visto fondersi tre importanti società del trasporto pubblico e della logistica. Penso alla riorganizzazione del sistema delle partecipate, tutte sotto la direzione e il coordinamento di una holding, un processo avviato ma non ancora completato. Penso in ultimo il progetto della Napoli Riscossione, abbiamo già fatto il piano industriale, lo ovviamente valeremo in atti amministrativi quando la prossima amministrazione se ne ovviamente occuperà. Noi abbiamo però preparato tutto il campo a far sì, e per far sì che questa azione possa essere messa in campo. Queste sono solo alcune cose fatte per ricordare appunto cosa è stato questa esperienza, almeno dal mio punto di vista. Penso al disavanzo del 2011, che era di 850 milioni, portato nel 2014 a appena 205 milioni. Noi avevamo un disavanzo da assorbire in 10 anni, quindi diciamo una media di 85 milioni all'anno. Se oggi fosse ancora in vigore la vecchia contabilità, oggi il rendiconto 2015 avrebbe un disavanzo di appena 81 milioni, cioè meno del 10% del disavanzo che noi avevamo certificato con quel rendiconto del 2011. Penso al miglioramento del rating, sempre basso ma non con un outlook che da negativo è passato stabile, con il riconoscimento da parte delle più importanti agenzie dell'azione di risanamento messo in campo. Penso che tutto questo è stato fatto nonostante il taglio di trasferimenti che in tutto questo abbiamo subito, cioè nel senso che dal 2012 al 2015, se sommiamo tutti i tagli, arriviamo a 540 milioni che sono sottratti a questa comunità. Penso alle risorse che ancora oggi si succhiano le varie gestioni commissariali, non ne abbiamo mai parlato. Le gestioni commissariali governative, ereditate a partire da quello del terremoto, passando per l'emergenza rifiuti, subita come scempio, come danno d'immagine e non da meno come danno finanziario, superano gli oltre 500 milioni. Abbiamo gestioni commissariali governative che hanno appesantito questa amministrazione e ancora oggi noi ci facciamo carico di questo peso. Non vorrei che un'ulteriore gestione commissariale che si sta annunciando di far avviare nella fase operativa, quella di Bagnoli, poi ricada sulle le future generazioni. Questo è in sintesi quello che vedo, e quando leggo gli interventi a mio avviso goffi e superficiali di improbabili statisti della domenica, sia da Roma che tra le mura domestiche della nostra città, con la speranza di alimentare la propria campagna elettorale, mi rendo conto dell'assenza di una politica sana e lungimirante. Il bilancio è un argomento troppo serio per sceglierlo come campo per alimentare campagne elettorali, specie se non si hanno gli strumenti informativi e le competenze adeguate. Noi riteniamo di aver fatto un lavoro con coscienza e forse anche scomodo, quello appunto di risanare un ente, ho sottratto o non ho dato al sindaco e all'amministrazione tutte le leve possibili per poter fare un'azione strategica di lungo periodo. Ovviamente, dovendo aderire al piano di riequilibrio, non potevamo fare altrimenti. Questo è in sintesi una piccola fotografia che io ho voluto fare stamattina velocemente, ho buttato giù di pancia quello che ho immaginato di vedere guardandomi dietro. E avveniamo al rendiconto del 2015. Durante questo rendiconto del 2015 innanzitutto va sottolineato la particolarità e la peculiarità dell'anno 2015, perché è un anno che fa da spartiacque tra la vecchia contabilità, quella che conosciamo tutti, quella che ha visto anche impegnata l'amministrazione a formulare il nostro piano di riequilibrio. Il nostro piano di riequilibrio è ancora in essere con il vecchio sistema di contabilità. Invece dal 2015 è partita una contabilità cosiddetta di competenza potenziata, è partita attraverso un'operazione di riaccertamento straordinario dei residui, si è cercato attraverso questo riaccertamento di sterilizzare la programmazione dell'ente da quelle che sono il manifestarsi dei residui attivi e passivi. Questa operazione ovviamente si sapeva
e il governo centrale lo sapeva, avrebbe generato negli enti locali un forte contraccolpo, e quindi il decreto legislativo. Presidente, perdoni, qui non si sente più niente perché ognuno parla a telefono e parlano tra di loro, la prego. È interessante questa, penso che questa sia una delle relazioni più interessanti che la città dovrebbe tra l'altro capire e sentire. Richiami un attimo all'ordine i consiglieri e anche gli ospiti, perché davvero è difficile. Grazie. Allora, avete sentito la Presidente Coccia che ci richiama al senso del dovere di stare in aula silenziosi. Stavo chiamando prima il consigliere Palmieri, ma vedo che il Palmieri si è fermato da solo. Allora, prego, Assessore. Sì, questa operazione straordinaria ha ovviamente comportato da parte del Governo centrale la possibilità alle amministrazioni locali, attraverso il decreto legislativo 126 del 2014, di assorbire questo disavanzo generato dall'armonizzazione in 30 anni. Quindi un ulteriore elemento di trascinamento e di assorbimento di operazioni tese a fare che cosa poi? A cercare di far contribuire agli enti locali all'equilibrio del bilancio statale. Poi alla fine questo si sta chiedendo, e si sta chiedendo in maniera, a mio avviso, troppo rigida e credo anche troppo severa. Considerate che la spesa complessiva degli enti locali, dei comuni, è appena il 2,5% sulla spesa globale dello Stato. Quindi se si continua a fare spending review sui comuni, non capisco perché si continua a fare, tenuto conto che invece c'è un 97,5% di spesa globale che andrebbe aggredita, non il 2,5% che attualmente è la spesa dei comuni. Così come è l'indebitamento complessivo dei comuni, l'indebitamento dei comuni pesa sull'indebitamento complessivo statale del 7,5%. Quindi si sta chiedendo, e non lo dico io, lo dicono le sezioni unite della Corte dei Conti, si sta chiedendo un sacrificio spropositato agli enti locali per il risanamento del bilancio statale. Quindi questo è un dato che su cui bisogna ovviamente riflettere. Dicevo quindi di questo bilancio che nasce attraverso il riaccertamento straordinario che ci impone, tenuto conto che è una norma nuova, una norma che non ha una giurisprudenza, non ha un passato, c'è una commissione sui principi contabili, una commissione sull'armonizzazione che ogni giorno sforna nuovi principi, nuovi criteri, nuove interpretazioni, perché è una norma ovviamente giovane. Noi avevamo con il rendiconto addirittura rigorosamente accantonato in disavanzo di armonizzazione anche le anticipazioni, quelle avute con il DL 35. Ebbene, portando ovviamente un disavanzo di armonizzazione a 1,639 miliardi, da assorbire ovviamente nei 30 anni, così come ho detto col decreto legislativo. Oggi devo dire questa scelta rigorosa è stata premiata, perché poi alla fine adesso è arrivata la risposta che non andava fatto questo maggiore accantonamento, e quindi di fatto abbiamo liberato dalla questa operazione di disavanzo di armonizzazione l'anticipazione che avevamo assunto con il DL 35 di circa 1 miliardo. Quindi in pratica siamo scesi dal 1,6 miliardi a 680 milioni circa di disavanzo d'armonizzazione da assorbire nei 30 anni. Ripeto, se avessimo ancora in dote il sistema contabile precedente, avremmo oggi invece un disavanzo di appena 81 milioni. Quindi questo è un aspetto che io ci tengo a sottolineare. Poi abbiamo un altro elemento che ci dice quanta responsabilità amministrativa noi stiamo con quanta responsabilità amministrativa stiamo operando. La norma 3.3 del principio contabile 3.3 dava la possibilità di generare il fondo crediti dubbi esigibili, quello corrente, attraverso un sistema ovviamente più agevole, però lo consente solo quando la situazione finanziaria lo consente. Bene, questo ci avrebbe dato la possibilità di fare un recupero del disavanzo di addirittura di 171 milioni. Abbiamo ritenuto opportuno di non farlo e con responsabilità abbiamo fatto invece quello più penalizzante per l'amministrazione, quindi abbiamo fatto un calcolo molto più rigoroso del fondo crediti dubbia esigibilità.
Vediamo alcuni dati fondamentali. Innanzitutto il bilancio chiude con un avanzo di gestione di 83 milioni, quindi un bilancio che ci dà una struttura in salute, una programmazione fedele alle esigenze e fedele a quelli che è il dettato normativo, ovviamente quello recepito col decreto legislativo 118 e poi modificato dal decreto legislativo 126. Abbiamo detto che in termini di spesa abbiamo una forte contrazione della spesa per il personale, addirittura tutto l'aggregato da 60 milioni, se consideriamo tutto l'aggregato arriva addirittura a 160 milioni di risparmio. Un miglioramento netto anche sulle spese per servizi e per trasferimenti, tocchiamo i 20 milioni di risparmio tra la somma di queste due voci. E una fortissima riduzione, come avevo annunciato, della manifestazione di debiti fuori bilancio da lettera E, cioè nel senso quelli non programmati nel bilancio previsionale. Ebbene, noi siamo passati dai 33 milioni che era il 2013, che era già in decrescita rispetto, in riduzione rispetto all'anno precedente, siamo scesi addirittura a 3 milioni, a poco più di 3 milioni nel 2015. Quindi veramente quelle operazioni che non possono essere programmate, come l'emergenza profughi, possono esserci diverse occasioni dove ovviamente non poteva esserci una programmazione. Una forte contrazione dell'indebitamento, abbiamo ridotto l'indebitamento di 180 milioni, abbiamo fatto una forte rinegoziazione di mutui che ci ha consentito di abbassare enormemente l'incidenza finanziaria sul nostro bilancio. La spesa corrente, se guardiamo la spesa corrente, vediamo l'ultimo triennio, vediamo che abbiamo una riduzione del 4,50%, quindi siamo passati da 1,243 miliardi a 1,182 miliardi, quindi questo è il segno di un efficientamento della spesa, perché poi i servizi sono rimasti pressoché non mutati. Abbiamo una riduzione significativa della spesa per il personale di circa il 4%, che siamo passati dai 338 milioni ai 324 milioni, così come abbiamo invece una forte riduzione per l'acquisto di beni, che se ne dica, abbiamo ridotto del 20% questa voce di spesa, così come abbiamo ridotto la voce di spesa delle prestazioni per servizi. Quindi siamo in linea con quelle che erano le riduzioni previste dal piano di risanamento, che vedeva l'ente impegnato a una riduzione del 10% della spesa per servizi e del 25% della spesa per trasferimenti. Quindi noi abbiamo soddisfatto tutti gli obiettivi che ci eravamo in qualche modo impegnati con il piano. L'utilizzo di beni terzi, quello che ho detto, in effetti fitti passivi, siamo scesi al di sotto, abbiamo avuto una riduzione con il 2013 del 28,39%, cioè abbiamo avuto una forte riduzione di questa voce. Così come si sono ridotte le imposte e tasse, si sono ridotti gli oneri finanziari addirittura del 23%. Le entrate correnti ammontano a circa 1,3 miliardi, buona parte sono le entrate tributarie per 917 milioni, dove ovviamente incide all'interno di questa voce il Fondo di solidarietà comunale. Le entrate da trasferimenti per 160 milioni e le entrate extratributarie per 257 milioni. Invece la spesa corrente è di 1,182 milioni. Se guardiamo un po' le voci delle nostre entrate tributarie, vediamo che sono pressoché immutate. Abbiamo un IMU che al netto della compartecipazione alla costituzione del Fondo di solidarietà comunale ammonta a 170 milioni, una TASI a 57 milioni. Sapete che nel 2016 la TASI ovviamente è stata abrogata, quindi dovremmo vedere, ma anche qui abbiamo registrato una riduzione del trasferimento di 32 milioni, una compensazione che dovrebbe arrivare in termini di gettito da parte del governo, ma nel calcolo generale che noi facciamo una ulteriore riduzione di 32 milioni registriamo per l'anno 2016. La Tari è pari a 228 milioni e abbiamo una contrazione di circa il 6% di questa voce di spesa. Mentre l'imposta di soggiorno si è incrementata a 5 milioni, e la cosa addirittura si è attestata a 9 milioni e mezzo. Anche per le obbligazioni pubbliche vi è stato un notevole incremento. Tra il 2013 e il 2015 addirittura l'entrata è aumentata del 35%. Interessante poi il dato che viene pubblicato dall'osservatorio del CNA
far emergere, evidenziare il total tax rate di tutte le città, ebbene Napoli è quella che ha avuto una fortissima contrazione, nel senso il total tax rate sarebbe la pressione fiscale del cittadino, ebbene abbiamo una riduzione dal 2012 al 2016 del 12,74%. Le entrate tributarie si sono leggermente ridotte da 946 milioni a 917 milioni, ma questo dato è dato da due elementi. Il primo è la diminuzione dei trasferimenti, che in qualche modo ovviamente influenza questo elemento, e dalle nuove, le nuove regole di contabilità che impongono ovviamente una contabilità di cassa e quindi mettere, accertare una entrata quando l'obbligazione è giuridicamente perfezionata. Tra le entrate extratributarie abbiamo un incremento del 17,68%, che da 219 milioni vede questa voce a 257 milioni. Fondamentalmente due sono le voci importanti, sono le entrate da sanzioni al codice della strada e dalla COSAP. Interessante un altro aspetto che volevo mettere in evidenza, che interessante il contributo COSAP che abbiamo. Noi abbiamo dato una esenzione per i lavori di facciata e di messa in sicurezza degli edifici, avevamo stanziato inizialmente 1 milione, sono stati utilizzati ben 1,8 milioni di questa agevolazione, ne hanno beneficiato 8 municipalità su 10. La Sesta per esempio non ha beneficiato di questa agevolazione, è l'ottava, circa 1,8 milioni. Ora, al di là di questa veloce rappresentazione del rendiconto, che ci ha detto anche attraverso alcuni elementi che io forse non vi ho detto, legato alle nostre partecipate, che le nostre partecipate si stanno presentando all'appuntamento dei bilanci con bilanci positivi. Abbiamo per esempio approvato il bilancio della SIA, abbiamo approvato il bilancio della Napoli, andremo a approvare il bilancio il 30 della Napoli Servizi. Abbiamo approvato il bilancio della GESAC. Abbiamo, vediamo un po', ecco, Napoli Servizi è stata convocata all'assemblea e chiuderà il 30 giugno il bilancio della GESAC, e GESAC nell'assemblea ha anche è stato deliberato anche la distribuzione del dividendo di 1,5 milioni a favore ovviamente del comune. Abbiamo il progetto di bilancio dell'ABC del 2014 che chiude con un utile di circa 8 milioni. Abbiamo approvato il bilancio di Mostra d'Oltremare che chiude con una perdita di 2,037 milioni, ovviamente un'inversione importante di tendenza rispetto a quello del 2014, un bilancio che chiudeva con una perdita di 6,660 mila euro. Sul piano della dismissione del patrimonio, il 2016 dovrebbe dare qualche maggiori importanti novità, perché con il confronto tra patrimonio e la Napoli Servizi è pronto la Napoli Servizi a varare un bando in 22 lotti il cui valore catastale complessivo supera i 60 milioni, quindi dovremmo avere un importante contributo al piano di risanamento e addirittura forse anche di rilancio, perché il valore della dismissione potrebbe essere utile anche per un eventuale rilancio di edilizia residenziale pubblica, quindi potremmo ovviamente intervenire per l'emergenza abitativa. Quindi queste risorse non solo serviranno probabilmente per il disavanzo, ma serviranno anche per dare risposte concrete all'emergenza abitativa. Quindi questo era un ulteriore dato che io intendevo dare come informazione. Io mi fermerei qui per adesso, Presidente. Grazie, Assessore. Chi interviene per parlare?